Ascoltatori, sono Giada e oggi sono qui con voi per fare i preferiti del mese di febbraio. Vi ricordo che come sempre questa rubrica dei preferiti è in collaborazione con Gabriella di Fangirl Notebooks, quindi già nella info box trovate il link anche al suo canale. Cominciamo subito con le categorie di preferiti. La prima categoria è il libro del mese. Il mio libro preferito di febbraio in assoluto è stato A Darker Shade of Magic di Victoria Schwab, che è il primo di una trilogia fantasy. È un libro che ho amato con tutta me stessa, ho amato la storia, molto ben costruita e molto originale, ho amato i personaggi e soprattutto ho amato lo stile di scrittura di Victoria Schwab. L'ho amato tantissimo ed è stato decisamente il mio libro preferito di questo mese. La seconda categoria dei preferiti è il film del mese. Purtroppo a febbraio non ho visto nessun nuovo film, in generale non ho visto praticamente nessun film, mi sono concentrata più sulla lettura e le serie tv e so che è un po' triste dal momento che febbraio è stato anche il mese degli Oscar, quindi avrei voluto vedere alcuni dei film candidati agli Oscar che non avevo ancora visto, ma pazienza, recupererò il mese di marzo. La terza categoria dei preferiti è la serie tv del mese. La prima serie tv che vi cito, e in realtà anche la prima appunto che ho visto, è stata How to Get Away with Murder. How to Get Away with Murder è una serie televisiva americana di genere thriller giudiziario prodotta dalla ABC, se non erro. La storia ruota intorno ad Annalise Keating, che è un avvocato e anche una docente di diritto penale. Infatti Annalise appunto insegna in un'università ed è assistita dai Keating 5, dai 5 Keating, ossia appunto 5 studenti scelti da lei che devono assisterla nei vari casi, nei vari processi, insieme ai suoi due associati Bonnie e Frank. Quindi questo gruppo appunto di persone, ossia Annalise con i suoi studenti e i suoi assistenti, dovranno affrontare vari processi, vari casi e insomma vari misteri e situazioni. Per il momento io ho visto solamente la prima stagione perché su Netflix purtroppo c'è solamente la prima stagione, quindi dovrò cercare di recuperare il resto degli episodi da qualche altra parte in streaming. L'ho amata, ho amato questa stagione e ho amato questa serie tv. Non pensavo mi potesse prendere così tanto, ho letteralmente divorato la prima stagione nel giro di pochissimi giorni. Mi è piaciuta tantissimo la storia e tutti i casi e i processi e il modo in cui insomma venivano svolti e le due trame che si andavano a intrecciare tra di loro, ossia quello del risolvere i processi, insomma la trama del delitto principale. E la cosa che più ho amato sono stati i personaggi, in particolare Annalise Keating, l'attrice che la interpreta, è qualcosa di straordinario. Ci sono un sacco di colpi di scena, un sacco di sorprese, di cose che non ti aspetti, appunto una serie tv che sorprende. Quindi sommariamente ho adorato questa prima stagione e non vedo davvero l'ora di vedere le altre e di vedere cosa succederà appunto in futuro. La seconda serie tv che ho visto il mese di febbraio e che è stata assolutamente la mia preferita è stata DOA, che è una serie originale Netflix che ho visto insieme ad una mia amica e mi è piaciuta alla follia, l'ho letteralmente amata. La trama si concentra principalmente su Prairie Johnson, che è la protagonista appunto di questa serie tv, che scomparsa da 7 anni ritorna nella città, nella comunità in cui è cresciuta. E a sconvolgere non è solo il fatto che Prairie dopo ben 7 anni dalla sua scomparsa sia ritornata, ma il fatto che Prairie prima di scomparire era cieca, invece ora ha riacquistato la vista. E questa cosa alcuni la considerano un miracolo, altri invece la considerano un mistero molto pericoloso. Ciò che mi è piaciuto particolarmente è il fatto che all'interno di questa serie tv ci sono un sacco di temi diversi e il modo in cui sono affrontati è sì schietto e a volte crudo, però allo stesso tempo bellissimo. La storia è veramente sensazionale, tutto ciò che si nasconde nel passato di Prairie, tutti i misteri che questa ragazza, questa straordinaria ragazza nasconde e come la sua storia si vada a intrecciare con la storia, con le storie di un gruppo di personaggi così diversi tra loro che non pensavi potessero funzionare insieme così bene. In DOA è presente anche un aspetto soprannaturale che rende in un certo senso magica tutta la serie tv, metti un sacco di ansia per alcune cose che succedono nella storia e tu sei lì quasi a sentirti male per quello che sta succedendo e allo stesso tempo poi ti emoziona per la delicatezza e la bellezza di altre cose e davvero è difficile per me parlarne perché è una serie molto molto particolare. Quindi vi consiglio di vedere il trailer e di vedere questa serie tv se vi piacciono le cose diverse, le serie tv diverse, particolari, un po' fuori dall'ordinario. La quarta categoria dei preferiti è la citazione del mese. La citazione che ho scelto è una citazione tratta dal libro A Darker Shade of Magic di Victoria Schwab, che è stato appunto il mio libro preferito del mese di febbraio. La frase è I'd rather die on an adventure than live standing still, che tradotto in italiano sarebbe preferisco morire in un'avventura che vivere stando ferma, stando immobile. È una frase che dice uno dei personaggi principali di questa saga, ossia Layla, che è una ragazza forte, coraggiosa e piena di voglia di avventura, di voglia di andare via dal posto in cui è sempre vissuto e dalla condizione in cui è sempre vissuto, che
Nel libro, appunto nella saga, Sonia ha sempre sognato di essere un pirata e di vivere avventure. E ho amato questa frase perché sebbene sia comunque all'interno di un contesto fantasy, sebbene a dirla sia un personaggio che vive in un mondo dove è presente la magia, trovo che sia una frase che possa essere comunque applicata anche per quanto riguarda la realtà, ossia di vivere sempre al massimo, di andare lì fuori nel mondo, vivere avventure, fare esperienze e non vivere stando fermi. È una frase che ho trovato bellissima e che volevo condividere anche con voi. La quinta categoria dei preferiti è la canzone del mese. Come canzone preferita di febbraio ho scelto Downtown del gruppo musicale Magical Clouds, che spero si pronunci così, che è una canzone che fa parte della soundtrack della serie tv appunto di OA. Mi è piaciuta un sacco nella serie tv e in generale poi mi è piaciuto riascoltarla perché mi ricordava la serie tv come al solito, e quindi sì, è stata la mia canzone preferita del mese. La sesta categoria è l'oggetto del mese. Non posso non mostrarvi i meravigliosi segnalibri di Yuri on Ice, e appunto li ho presi il mese di febbraio da Happy Hello Art, che è un negozio su Etsy. In realtà quelli di Victor me li ha regalati Silvia, mentre quelli di Yuri li ho presi io, e insieme sono stupendi e sono felicissima di avere finalmente un'altra cosa su Yuri on Ice, perché io amo con tutta me stessa quest'anime, e avere ora anche segnalibri mi rende la persona più felice del mondo. La settima categoria dei preferiti è il ricordo del mese. Il ricordo preferito che ho del mese è stata un'assoluta giornata dell'ultima domenica di febbraio, perché è stato il compleanno di una mia carissima amica che ha festeggiato facendo una festa in maschera dal momento che eravamo appunto sotto carnevale. Io, mia sorella e un'altra mia amica abbiamo fatto il cosplay di Scooby-Doo, in particolare ho fatto il cosplay di Daphne, mia sorella di Scooby-Doo, e questa mia amica di Velma. Ed è stato divertentissimo portare questo cosplay, festeggiare appunto tutti quanti insieme in maschera. È stata una giornata davvero bella, mi sono divertita un sacco ed è assolutamente il ricordo più bello del mese di febbraio. L'ottava categoria e la nona e ultima categoria sono rispettivamente sclero e crush, ossia cotta del mese. Le unisco insieme perché per questo mese lo sclero principale è stato appunto A Dark Shadow Magic, la saga che ho iniziato di Victoria Schwab. Ho sclerato tantissimo sia con Gabriella che con Chantal, e quindi è decisamente stato quello lo scrivo del mese. Mentre per quanto riguarda la crush, la cotta del mese è stato appunto uno dei personaggi di A Darker Shadow Magic, ossia Kel, che è praticamente il protagonista, uno dei protagonisti, che è un Antari, ossia un mago, un potentissimo mago, ed è un personaggio che io ho amato tantissimo, di cui mi sono innamorata praticamente fin da subito. Ho amato la sua personalità, quello che era, è un cucciolo dolce che va protetto, e quindi sì, la mia crush del mese di febbraio è stata assolutamente Kel da A Darker Shadow Magic. Ve l'ho detto, di queste erano tutte le categorie, tutti i miei preferiti del mese passato, ossia del mese di febbraio. Fatemi sapere come al solito giù nei commenti se questi preferiti vi sono piaciuti, se tra la serie tv che ho visto o il libro che ho letto, insomma, c'è qualcosa che avete letto, visto anche voi, e quali sono stati invece i vostri preferiti del mese di febbraio. Vi ricordo come al solito di lasciare un pollice in su se il video vi è piaciuto, iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti, e giù nell'info box trovate anche tutti i miei altri social network, così se volete seguirmi anche lì mi fa tantissimo piacere. Io vi mando un grosso bacione e noi ci vediamo nel prossimo video, lettori. Ciao!